Allora, sono contento oggi di vedere un processo di partecipazione collettiva in cui vediamo oltre 100.000 persone che decideranno in che modo dovrà votare il Movimento 5 Stelle per questo governo e sicuramente un nuovo tipo di modello di partecipazione che si differenzia rispetto ad altre forze politiche che normalmente decidono, prendono queste decisioni con 4-5 persone in una stanza. Quindi è sicuramente un passo avanti importante verso un concetto di cittadinanza digitale che si sta sempre più affermando, tant'è che vediamo tanto interesse sul lato italiano per ovvi motivi anche di notiziabilità, ma anche dall'estero con grande interesse da parte di organizzazioni, stampa, eccetera, per capire come questo modello sta effettivamente funzionando. E questo percorso è qualcosa che abbiamo intrapreso dal 2012 ad oggi con oltre 300 date di votazioni che sono state portate avanti come quella di oggi. Quindi è un modello che si è consolidato in questi anni. In questi 9 anni di votazioni online. Questo è qualcosa che probabilmente cambierà, evolverà anche nel tipo di partecipazione che vedremo in generale, anche probabilmente in altre forze politiche, come anche sta succedendo in Italia in queste settimane, almeno dagli annunci stampa. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo qui per ovviamente un voto. Rousseau è conosciuta molto, come diceva anche Davide, in Italia e all'estero per questi momenti decisionali che coinvolgono centinaia di migliaia di persone. Però Rousseau non è solo il voto, è un ecosistema che fornisce l'infrastruttura tecnologica, sociale, di supporto a livello amministrativo, burocratico, legale al Movimento 5 Stelle. E non è solo questo, è anche un potente modello di formazione. Noi solo nel mese di gennaio abbiamo formato 6.000 persone che partecipano a tutti i nostri incontri, consiglieri comunali, attivisti, portavoce a tutti i livelli istituzionali e stiamo lavorando a un nuovo e ambizioso progetto di selezione della classe politica dal basso. Come sapete, nel 2013 noi siamo stati i primi a selezionare i portavoce all'interno delle istituzioni in Parlamento dal basso. Stiamo lavorando in questo momento con oltre 500 progettisti divisi in decine di tavoli che stanno mettendo in piedi un nuovo sistema meritocratico. Vogliamo rilanciare una nuova sfida attraverso la quale stiamo coinvolgendo anche docenti e ricercatori di tutto il mondo perché ancora una volta il modello Rousseau diventi un modello di esempio non solo per l'Italia e per una forza politica unica nella sua gestione politica, ma anche a livello internazionale. Quindi nel 2022 definiremo e concluderemo questo percorso che porterà a una nuova modalità di selezione della classe politica e anche all'individuazione di nomine all'interno di un'istituzione. Grazie. Buongiorno a tutti, mi conoscete, il mio ruolo tecnico è quello di certificare la regolarità del voto e quindi vi do dei numeri e dati tecnici. Gli aventi diritto che possono esprimere il voto ammontano a 119.570, il sistema è partito regolarmente, la procedura di voto alle 10 e vi do un dato statistico secondo me importante, in 5 minuti hanno espresso il voto 2.800 aventi diritto. Adesso io sono in plancia di comando, controllo la regolarità e il funzionamento di tutta la procedura e vi darò i risultati al termine della votazione. Grazie.